Sin dalla nuova stagione di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha a che fare con difficoltà nei collegamenti, cadute, gaffe e anche blackout, tutti rigorosamente in diretta. L'ultimo nella puntata del 28 ottobre, quando Barbarella ha aggiornato i telespettatori sulle condizioni di Silvana Pampanini, ricoverata, lo ricordiamo, al Policlinico di Roma dopo aver subito due operazioni d'urgenza. La bella di Roma è in via di miglioramento, come ha fatto sapere l'inviata che staziona ormai da giorni di fronte all'ospedale, e al momento di far parlare una loro ospite che conosce l'attrice, l'audio è saltato. La D'Urso e la stessa giornalista hanno provato a mandare avanti il collegamento, ma la donna parlava senza che le sue parole arrivassero al pubblico. Per questo, dopo un attimo di indecisione, la conduttrice ha optato per un repentino cambio di scaletta, evitando così di mettere a rischio l'intera diretta. Barbara D'Urso si è poi scusata ed è passata ad esaminare la morte di Eligia Ardita, la donna siracusana uccisa dal marito all'ottavo mese di gravidanza. Tra i problemi che Carmelita deve affrontare quest'anno, però, ci sono anche i dati Auditel in calo. Sembra infatti che Domenica In e La Vita in Diretta diano del filo da torcere alla regina di Canale 5.